quest'angolo c'è in corso un combattimento tra bianco e nero, e le tre pietre di bianco nell'angolo sono chiaramente circondate, per cui l'unica speranza che ha bianco di riuscire a risolvere la situazione a suo vantaggio è quella di tenere separati due gruppi e provare a catturarne uno, verosimilmente questo che quello che non ha occhi. Per cui bianco gioca qua. Nero dovrebbe riuscire a immobilizzare le pietre. È chiaro che se semplicemente esce in questo modo, si ritroverà comunque a essere sempre separato e dovere fare qualcosa. La realtà è così, è anche peggio perché adesso queste tre pietre hanno tre libertà e c'è un serio semeai contro queste che ne hanno pure quattro, quindi non è per nulla semplice. Quindi Nero deve inventarsi qualcosa di diverso. Quindi l'obiettivo è quello di catturare questo gruppo bianco e No, tenerlo. l'obiettivo in realtà è proprio quello di cercare di non doverlo catturare, Ah. perché se lo catturi cosa devi fare? Devi giocare quattro mosse qua dentro e vuol dire che perdi quattro punti. E mentre Nero gioca queste quattro mosse, Nero Bianco ne giocherà altre quattro fuori, sui lati, qui, e farà più punti. Cioè, sono quattro punti persi per nero dentro e degli ulteriori punti persi qua fuori. Per cui tra una cosa e l'altra può darsi che si vada anche nell'ordine della decina di punti, che sono tanti. Quindi quello che vuole fare nero è non doverle catturare. Per cui questo è, diciamo, anti-Sugi, cioè è la mossa sbagliata perché non si riescono a catturare. In un modo o nell'altro se ne vanno e poi dopo Nero dovrà tornare indietro e prenderle. Ah, dunque, perché vuoi giocare qui e catturarle? Però Bianco non si fa impressionare e gioca. L'unica cosa che può pensare Nero è prima venire avanti e poi tornare indietro con lettere. Allora, con un po' di fortuna, queste effettivamente riescono a scappare. Il problema è che queste nere lì non riusciranno a fare comunque i blocchi. Per cui poi dopo. Bisogna andare a catturare. Esattamente. Perché su questa comunque bianco può e più nero spinge di qui, oltre a correre il rischio di essere tagliato, più non riuscirà a fare occhi da questa parte. E quindi o da una parte o dall'altra c'è un problema. Intendo. Poi è chiaro che così è solo una posizione teorica, perché bisogna vedere cosa c'è qua in giro, no? Perché magari ci sono tante pietre nere qua, per cui una manovra di questo tipo cattura tutto il gruppo bianco. Però adesso noi dobbiamo avere in mente solo questo quarto di domande. Questa è una manovra, ma su questa c'è il fatto che comunque bianco può collegare qua. Vabbè, qua per forza perché sennò vengo catturato.
per le cose semplici così. Ed è praticamente la forma di prima, in cui comunque si riesce a scappare, perché proprio questo per questo ci riporta nella stessa situazione. Per cui, questo non vorrei. Non rimangono tantissimi incroci. Per eliminazione abbiamo trovato il tessuji. Cosa può fare il bianco? Vabbè, questa è banale, no? Su questa la risposta di nero è semplice. Adesso, chiaro che una qualsiasi mossa da queste parti non va bene, ma non va bene neppure il taglio, perché nero gioca da taglio contro la. Vabbè, scappare no, perché c'è la cattura di lì, per cui quello che può fare bianco, per esempio, è giocare questa. Doppia tale. Dove? Ma questa direi no. Ma anche così, che va a togliere libertà. Doppia tale intendevi questo? Sì. Questa è la continuazione del tessuji. E attare le due pietre. E cattura di solito. Bianco può fare un'altra cosa in realtà. Invece che giocare qui, può venire qua. Nero ha i problemi delle libertà, no? Quindi devo porre più resistenza che può. Allora, bianco connettere qui no, perché qui è finita subito, quindi attari qui. E adesso bianco deve scegliere se perdere queste due o queste tre. Se gioca lì, nero qua, cattura, fa l'occhio, un occhio, direi che quelle non daranno più problemi, proprio questo occhio grosso. Se invece nero viene di qui, cioè se bianco viene di qui, nero taglia e cattura quella. È meglio salvare queste che almeno mantiene un po' di agili su quelle là. Per cui, questo è il tessuji, in realtà... Avevamo già visto uno simile, quello di scavalcare da solo. Esatto. Questo mi è capitato anche in qualche partita, in realtà. Prima, purtroppo, che avessi iniziato a studiare per farvi questo corso, e quindi avevo giocato questa. Perché era evidente che le altre due non funzionavano, no? Almeno fino lì c'ero arrivato. Però, delle due altre mosse, avevo mancato quella corretta, perché giustamente il tessuto